Buonasera, dottor Grenfell. Buonasera, Sutton. Posso esserle utile? Sì, veramente volevo parlare un attimo con il professor Manson. Venga, venga, non lo disturberà mica. È talmente gentile con tutti che non mi perdonerebbe di non averlo avvertito. Sir Andrew. Come va, caro Grenfell? Bene, grazie. Aspettavo la macchina per tornare a Stenbrough e gli occhi mi si sono chiusi. Capita a una certa età. Tutti i miei rallegramenti per la cerimonia di oggi. Ah, sì, grazie. La prego. Grazie. Era il terzo anno che ero in lista e rifiutavo. E quando da Casa Reale mi hanno mandato a chiamare per chiederne il perché. Ma lei si è disturbato per questo? No, Sir Andrew, non solo per questo. Continui a chiamarmi dottor Manson. È l'unico titolo a cui tengo. Io mi trovo un bivio. E lei è l'unica persona a cui mi sento di chiedere un consiglio. Lei sta per sposarsi, vero? Sì, con Barbara Warren. E questo significherebbe... Una brillante carriera, professionale e sociale. Non è così? Sì, ma quale carriera? Io ne ho sempre sognato un'altra. La sua, dottor Manson. Ma ho la forza e i numeri per affrontarla. Forse tutte queste mie vaghe aspirazioni di gloria scientifica sono dettate solo da presunzione. E vale la pena che io mi sacrifichi rinunciando a tutto, forse anche a Barbara, che mi ama ma non mi capirebbe, per farmi venire un giorno il torcicollo a furia di rimpianti. Lei mi chiede un consiglio che non posso darle. Nessuno può farsi arbitro della vita di un altro. Ma le racconterò una storia. E alla fine sarà lei a decidere. La storia è quella di un testardo giovanotto scozzese che a un certo momento della sua vita si trovò ad un bivio simile al suo. Ed ebbe inizio a Blenheley, parecchi anni fa, un paese sperduto fra le montagne del Galles. Thank you.
si udivano scoppiare le mine giù nella miniera. Ma c'era una gran calma. E nel cielo un luminoso castello di nuvole. Come una cittadella. Il dottor Manson è venuto a ossequiarti. Ben arrivato, Manson. Spero di meritare la sua fiducia. Oh, ma certo. Io sono sicura che questa volta tutto andrà bene e che il dottor Manson ci farà dimenticare le persone impossibili che lo hanno preceduto. Forse non ne avevo accennato nella mia lettera, ma mio marito non sta molto bene da un po' di tempo in qua. Oh, niente di grave, naturalmente, presto sarà guarito. Ma... Manson... Sì, tesoro. Sto parlando con lui. Sì, scusami. Io sono qui da 30 anni. Gente dura che fa un lavoro duro e una vita dura. La loro stima bisogna sapersela conquistare. Per chi ci riesce è una grande ricompensa. Spero di riuscirci, dottor Page, e che sia lei a dirmelo. Così va bene. Vi siete detto tutto, mi pare. Ma non lo dicevo io che avremmo avuto fortuna con il nuovo assistente. Oggi è un po' giù di corda. Ma presto lo rivedremo in piedi, vero tesoro? Ora ti mando su Annie con il tuo pranzetto. E io intanto mostro al dottor Manson la sua bella cameretta e lo metto al corrente delle abitudini della casa. Verrò a riferirle. Ah, no. No, no, non deve stancarlo finché non è completamente guarito. Venga, venga, dottor Manson. Questa è Annie, dottor Manson. È in casa nostra da un anno. Come va, Annie? Oh! Annie? Grazie, dottor Manson. La camera del dottor Manson è in ordine. Certo, certo, signora Page. Questo è Jenkins, il nostro factotum in ambulatorio, una persona fidata e volenterosa. C'è di molto aiuto e lo conoscono tutti. C'è persino chi lo chiama dottor Jenkins. Allora non resta che fargli fare delle visite. È capitato anche questo. Il signor Rees è il direttore della vostra banca qui di Branley. È un carissimo amico di famiglia ed è anche nostro consigliere finanziario. Lieto di conoscerla, dottor Manson. Anch'io. Annie! Il pop. Subito, signora. Grazie, Jackie. Prego. Grazie, Annie. Io voglio confermarle alla presenza del signor Rees che lei mi ha fatto un'ottima impressione. Sono certa che andremo benissimo d'accordo. Ma lei deve promettermi di non dimenticare mai che lavora per mio marito. E per suo conto.
Questo è l'essenziale. Vede, dottor Manson, la signora Page ha attraversato un periodo molto difficile in questi ultimi tempi e si è dovuto faticare per convincere Watkins, il sovrintendente della miniera, che non c'era nulla di cambiato. I medici titolari sono tre, Page, Brownwell e Nichols, e vengono ricompensati con le quote sulle paghe dei minatori in proporzione al numero dei clienti iscritti sulla lista di ciascun medico. Gli assistenti non dipendono dalla miniera, ma unicamente dal medico titolare, al quale sono legati da un contratto personale con un minimo garantito, che nel suo caso è... di 250 sterline all'anno. Ho già stabilito tutto per lettera con la signora Page. Posso vedere la mia camera? Prego, sia comodo. Annie! Mi scusi, signor Rees. Buongiorno. Con permesso. Il vero scozzese. Cerca di non irritarlo. Non sarebbe facile trovarne un altro. Henry, quando avremo un po' di pace noi due? Quanto tempo avrei vissuto in quella squallida camera? Mi hanno sempre fatto credito di un autentico talento diagnostico. Forse è una dote che si estende anche alla realtà quotidiana. Avevo appena messo piede in quella casa e già sapevo che le mie prime sensazioni non sarebbero mai mutate. Comprensiva pietà per Page, irritato disprezzo per la moglie e per l'amico di famiglia. Ma questo non raffreddava il mio entusiasmo, né indeboliva il mio proposito di farmi valere e apprezzare. Ebbi occasione di dimostrarlo, almeno a me stesso, pochi giorni dopo il mio arrivo, quando Jenkins mi riferì che una maestrina, una certa Christina Barlow, si era ripreso in classe un bambino convalescente di morbillo prima che il periodo di contagio fosse terminato. La maestra Barlow? Si può entrare? L'intervallo. Lei è la signorina Barlow? Sì. Lei non è il nuovo assistente del dottor Page? Appunto. Ho saputo che qui fra i suoi alunni c'è un bambino ancora convalescente da morbillo. Infatti... è Idris Howell. Ma si rende conto che questo è contro il regolamento? Me ne rendevo conto benissimo anche prima del suo arrivo a Blenheley. La madre di Idris è molto povera ed è occupatissima con altri tre bambini. Quasi tutti loro hanno già avuto il morbillo e chi non lo ha avuto lo avrà. Se Idris fosse rimasto a casa non avrebbe ricevuto ogni giorno la sua razione gratuita di latte che gli fa un sacco di bene. La spiegazione è esauriente? Il latte non c'entra. Il bambino deve essere isolato. Ma l'ho isolato. Non vede? E lei quello lo chiama isolamento? Ma lei vuol prendermi in giro? Lo rimandi subito a casa. Senta, io non sono né una sua dipendente né una sua paziente. E non accetto ordini. Io non rimando a casa nessuno. Ah no? E allora faccio rapporto. E faccia quello che vuole. Perché non mi fa arrestare? Non c'è altro da aggiungere, vero? Bambini, in piedi. Dite tutti insieme. Buongiorno, signor dottore, e grazie della visita. Buongiorno, signor dottore, e grazie della visita. L'uscita degli estranei è da quella parte. Vi vedo.
Quella fu la mia conoscenza con Cristina. Nei giorni che seguirono mi accorsi che pensavo spesso a lei. Troppo. Logico, dicevo a me stesso, suscettibilità ferita. Speravo di incontrarla ancora per spiegarle... che cosa? Era limpida, ecco. E pura. Un tipo di donna che non avevo mai conosciuto. Buongiorno Jenkins. Buongiorno, dottore. Ma non occorre che si alzi così presto. Provvedo io alla distribuzione dei certificati di esenzione. Li firmo con questo timbro, vede? Facsimile della firma del dottor Pesce. Lo ha fatto fare la signora espressamente da quando è successa la disgrazia. Sì, ma credo che me ne occuperò personalmente. Cosa sta facendo? L'acqua è il migliore dei buoni rimedi antichi, no? Naturalmente non posso farla in presenza dei clienti se non credo alle sue virtù terapeutiche. Jenkins? Sì, dottor Manson. Dovremmo cambiare parecchio in fatto di sistemi. È un discorso che ho già sentito fare da qualcun altro che era qui prima di lei. E allora? Sono cambiati loro invece dei sistemi o se ne sono andati? Ma crede proprio che le cose si svolgano diversamente negli altri due ambulatori? Nichols non c'è mai. Ispezioni o scuse del genere. E il suo assistente Danny, che pure sarebbe un bravo medico. È sbronzo un giorno sì e l'altro no. Brauer è un pallone gonfiato. E tollera che il suo assistente Gabel faccia quello che vuole. Anche in casa. Perché è molto protetto dalla signora Brauer. Insomma, non si salva nessuno. Diciamo che tiriamo tutti a campare. Non si agiti troppo, dottore, se mi permette un consiglio. Per esempio, quella scenata che ha fatto a scuola. Grazie, Jenkins. Se avrò bisogno di un consiglio, glielo chiederò. Come vuole. È permesso? Ciao, Morgan. Salve. Sono John Morgan, capo reparto di miniera. Io sono... Il dottor Manson, il nuovo assistente, lo so. Morgan è iscritto da un mucchio di anni nella lista del dottor Pesce. Ma qui non lo si vede mai. Beh sì, ringraziando Dio la salute non mi è mai mancata, ma non si tratta di me. Beh, io devo squagliarmela per un'oretta, eh. Commissioni urgenti per la signora Pesce. Ma non può mandare anni o farsene da sé? Provi a dirglielo lei. Ma glielo dirò e come. Auguri. Beh, faccio più presto che posso, eh. Lì sul tavolo c'è l'elenco delle visite a domicilio. Grazie. Diceva Morgan. Ecco. Non ci ha ancora fatto il callo, eh. Ma presto non le sentirà più neppure le mine. Dicevo che si tratta di mia moglie. Ce l'abbiamo fatta, pare. Aspetta un figlio, dopo 19 anni, pensi. Naturalmente siamo contentoni, ma lei ha 43 anni, sarà un parto difficile, prevedibile. Ora stiamo per espatriare, in Sudafrica. Ho trovato un posto a Johannesburg con una paga molto migliore. Beh, ho deciso di rimandare la partenza. Sono più tranquillo se il figlio nasce qui. E mi fido di lei, dottore. Grazie, Morgan. Ma perché? Non lo so, un'impressione. E poi mi hanno detto che lei è scozzese come me. Bene, Morgan. Oggi o domani farò una visitina a sua moglie. E faremo tutto il possibile perché partiate in tre. Ah, in quattro, dottore, perché c'è anche mia madre, una vecchia arzilla quella. Ha sette spiriti come i gatti. Arrivederci. Grazie. E fu proprio in quel momento, mentre preparavo senza convinzione una medicina generica per un caso che non riuscivo a diagnosticare,
che Danny entrò nella mia vita. Era destinato a prendervi molta parte e a restarvi a lungo. Dubois, visita di dovere, come fra alte personalità dello Stato. Lei è Danny, vero? E chi potrebbe dubitarne? Inconfondibile, esemplare unico. E questo è il mio bastardo, esemplare unico anche lui. Un cane che non è fedele. Naturalmente doveva toccare a me. Buono, sir, sotto qui. Benone, vedo che lei ha già iniziato la sua alta missione scientifica. Un cucchiaio di minestra 3 volte al giorno. Soluzione di salicilato con un po' di nitrato. Stimolante, carminativa, diuretica e suscettibile di essere ingurgitata a scodelle. Scienza a parte, illustre collega, mi tolga una curiosità. Perché diavolo è venuto a cacciarsi in questo buco? Forse per convertire Blenely in una stazione climatica. Spiritosissimo! Lo spirito travolgente del vero scozzese. Disgraziatamente, le cure idroterapiche locali non sono raccomandabili. In quanto ai luminari della nostra professione, semplicemente scandalosi. L'hai compreso? Io per primo. Anzi, no, mettiamo per primo Griffith, sì. Il supervisore sanitario della contea, quello che non è mai in sede quando c'è qualche problema da risolvere sul tipo di quello della vecchia fogna in paese che causa da anni epidemie ricorrenti di enterite. Ma dipende da quello. C'è più di un caso nella lista Page, specialmente bambini. E da che vuole che dipenda? Senta, Manson. Io so che lei è venuto qui pensando a più nobili mete. È capitato anche a me, prima che mi fischiassi di tutto e mi rassegnassi a fermarmi. Ma dica addio a tutte le belle idee moderne se non vuole ammalarsi di fegato. Qui non c'è ospedale, né un'ambulanza, né un gabinetto radiologico, non c'è niente. Per operare il tavolo di cucina. E per asettico l'acqua del rubinetto. In tempo di siccità i bambini muoiono come mosche di diarrea infantile. Devo continuare. Un quadro entusiasmante. Ecco la dannata parola, entusiasmo. Entusiasmo per chi? Per che cosa? Io credo che se lei lo volesse, saprebbe benissimo rispondersi da sé. Senti, Manson. Sì, piantiamola con il lei, vuoi? Ecco, la verità è che mi fa rabbia rivedermi al tuo posto e pensare che ti succederà esattamente tutto quello che è successo a me. Tranne forse l'errore di sposarsi con una cosiddetta donna per bene. Comunque io non ricorrerò mai al bere. Fai anche lo psichiatra adesso. Vuoi proprio disgustarmi, eh? È un giochetto che conosco troppo bene. Per chi la preparavi? Una certa Williams, la moglie di un minatore. C'ha la febbre alta, l'emicrania acuta. È piuttosto grave, non c'è dubbio. Ma che cos'ha veramente? SOS, sepsi origine sconosciuta. Questa era la formula brillante di uno dei miei professori, Lamploruf. Il guaio è che la formula non risolve niente. La malattia è cominciata con un raffreddore. Ah sì, perché? Fai un pensierino sull'enterite. Non tutti sono tipici i casi di enterite. Danny? Cosa c'è? Sei offeso per l'incauto consiglio? Diventiamo amici noi due. I paroloni non mi piacciono. Ah, si diventa amici stando in trincea fianco a fianco, no? In trincea può darsi. Ma anche se non fossi ormai disarmato, non m'andrebbe più di sparare. Nemmeno per quella faccenda della fogna? Che vorresti dire?
Avrei una piccola idea. Se per questo un'idea, io ce l'ho da un pezzo. Che si tratti della stessa? Sentiamo la tua. Dammi un pezzo di carta e una matita. Ci vuole un vero e proprio piano di battaglia. Avremmo preferito una notte da tregenda intorno al nostro delitto, ma ormai era tutto stabilito. Il più difficile era stato procurarci la dinamite, naturalmente. Ma a questo provvide Hughes, magazziniere al deposito esplosivo, fratello di Annie, la cameriera di casa Page, e amico di Danny, perché andavano a caccia insieme. Oh, bravo, Hughes, presto. Sei sicuro delle micce? È come noi, quella che adoperiamo in miniera. Allora, questo sono. Stai attento che sono in ordine, eh? Mettili giù. Ecco così. Piano con le corde. Giù. Metti questo nella scatola 4. Su, presto. Si trattava di far galleggiare sul fiume sotterraneo e puzzolente della fogna una specie di catena di boe, ciascuna delle quali sorreggeva uno spezzone di dinamite, in modo che gli scoppi successivi ne distruggessero almeno 200 metri di fogna. Ecco, prendili. Prendi il colpo tu. Prendine tre. Oh. Piano, non imbrogliamo le corde. Ecco, state attenti, eh. Siamo. Andiamo. Vamos, eh? Se ci beccano. Ma chi vuoi che passi? Il turno alla miniera è cambiato da un'ora. Sì, ma c'è la sorveglianza. È di servizio Lander stanotte e quello soffre di insonnia. E chi è? Beh, è un brav'uomo. Campa trasportando roba col suo camioncino. Attento, attento. E si guadagna un piccolo stipendio come poliziotto della contea. Beh, gli diremo che avevo bevuto un po' e che non ho voluto sporcare la strada. Rimettete a posto il tombino. Via, via, presto! Non poteva andar meglio. Sì, era un piano geniale. Sì, ma ora sarebbe prudente squagliarsi. Sì, sì, giusto, sì. Giusto. Andiamo, sir. Presto. Ehi, voi tre. Che succede? Ne sappiamo quanto lei. Passavamo di qui per caso. Sì, sì, ma se mi è consentito azzardare un'ipotesi, credo che la fogna sia saltata e per un buon tratto anche. Naturale, del resto, i gas delle fognature, lei mi insegna, sono eminentemente infiammabili. Così ci vuole una fogna nuova. Proprio quella che tutta Blenely chiedeva da molto tempo inutilmente. Tra un minuto. Quando avrò mandato via quella gente, venite in ufficio con me. Dovrò stendere subito il regolare rapporto. E mi sentirei troppo solo con quella vecchia bottiglia di scotch che mi aspetta in ufficio. Capito? Certo. Sì, signore. Ehi, tornatevene a letto. Non è successo niente. Non sapete che i gas delle fognature sono eminentemente infiammabili?
Tu, a casa. Ragazzi, a casa, mai sentita suonare in un modo così ispirato. Grazie, Giorgia. So che il suo complimento viene dal cuore. Bene, bene. La musica è una gran cosa in questo nostro esilio. In direzione generale a Londra si sono quasi convinti della mia proposta e mi hanno promesso che organizzeranno un paio di buoni concerti qui, lasciando a me la scelta dell'orchestra. In miniera la notizia è stata accolta con entusiasmo. Ed è veramente una bella notizia. Sì, certo, certo. Noi gallesi amiamo molto la musica. Io poi... È vero che ho del sangue italiano nelle vene. Adesso tocca a te, David. Oh, sì, dottor Bramwell. Quel melodico che mi piace tanto. Lo conoscete tutti. No, il dottor Manson no, per esempio. È la prima volta che viene alle nostre festicciole. Dottor Bramwell... E va bene, con permesso? Prego. Bravo. Una stella è caduta. Superba tu splendevi in un firmamento di gloria e dovunque tu apparissi, negli occhi s'accendeva il tuo incanto e trepidavano i cuori. La vita l'ha rapita. Perduta. Una stella è caduta. Ma un giorno t'ho riconosciuta in una mendicante ubriaca, all'angolo di una vecchia strada, sotto la pioggia che disfaceva il trucco sul tuo viso senza nome. La vita l'ha rapita, perduta, e nel fango, ecco, una stella è caduta. Splendido. La recita sempre con tanta passione. E ora, se permettete, vi offro una fetta di torta fatta da me. Andiamo, permesso. Grazie, signor Bramwell. Grazie. Dottor Bramwell. Grazie. Grazie. Allora lei proprio non ci tiene a passare per dinamitarlo? Scusita. Ma no, signor Watkins, gliel'ho già detto. Danny e io eravamo da quelle parti per caso quando la fogna è scoppiata. Davvero? Beh, qui di esplosioni ne avvengono giorno e notte, ma quella bisognava accoglierla con applausi. Peccato che Danny non sia qui stasera, sarebbe meno reticente. Ah, veramente io avevo invitato anche lui, ma forse è meglio che non sia venuto. Sì, è un bravo medico ed è utile a Nichols, ma il suo contegno è scandaloso. Ah, è molto di più di un bravo medico. Ha delle qualifiche eccezionali. Fra l'altro è MS, Master of Surgery, il più alto grado nel campo della chirurgia. A me non l'ha mai detto. A me ha dovuto dirlo. Sono io che l'ho assunto. È sempre stato strambo fin dal suo arrivo anni fa. Aveva affittato un intero appartamento e sapevamo che era sposato. E invece è sempre rimasto solo e si è poi ridotto a vivere in una pensione di terzo ordine. Questo spiegherebbe molte cose. Comunque sa quello che fa nel suo lavoro e io lo ammiro. Ah, io lo considero il migliore degli uomini e degli amici. I tipi eccentrici attirano simpatia come il miele e le mosche. Il dottor Manson qui presente non è certo un tipo eccentrico. Eppure attira anche lui simpatie come il miele e le mosche. Non mi porti via troppi clienti ai suoi colleghi. E noi accettiamo la sfida. Vero, dottor Bromwell? Certo, certo. Questo non toglie che ci farà piacere chiamarlo a consulto qualche volta. Per esempio, abbiamo un caso interessante. Hughes, un minatore. A proposito, Manson, è il fratello di Annie, la cameriera di casa Page. Ma è iscritto nelle mie liste. Un bravo uomo, giovane, un carattere eccellente. Beh, all'improvviso rivela sintomi di pazzia e peggiora sempre. Tanto che io ho quasi deciso
il suo ricovero in manicomio. Se lei, Manson, volesse... David, vuoi smetterla di parlare di bottega? Hai ragione, cara, sono stato trascinato. Ecco, io proporrei un bridge. Bene. Alla signora Brown mi piace tanto. Oh, sì. Io ci sto, ma... Non contare su di me perché ho da fare col mio ricambio. E nemmeno su di me. Ho un bel po' di compiti da correggere prima di andare a letto. E domattina devo essere in piedi prestissimo. Ah, purtroppo anch'io. Ma noi, Cristina, dovremmo accompagnarla. E di che dovrei aver paura? Il dottor Manson va via. Potrebbe accompagnarla lui. Beh, se la signorina Barlow permette. Grazie, molto gentile. Allora, è tutto sistemato. Benissimo. Buonanotte, Chris. Buonanotte. 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 Grazie di tutto. Prego. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, grazie. Buonanotte. Grazie. Buonanotte. Siamo convertiti, no? Facciamo la nostra partitina. Sapete che formano una coppia proprio simpatica. Ma se in tutta la sera non si sono scambiate una parola. Allora mi ha perdonato? Poteva chiedermelo prima. Ne ha avuto tutto il tempo. Non sono poi tanto musone. No? No. E mi piace parlare. Ma da quando sono a Blenely, con chi si parla qui? E poi non ce n'è nemmeno il tempo. Ha proprio tanto sonno? Io no. Perché? E allora sediamoci e parliamo. Davvero vuole? Lì le va bene? Sono passati tanti anni e troppe cose sono accadute. Eppure ancora oggi io mi rivedo con lei laggiù. Di che parlammo? Forse senza accorgermene perché lei lo voleva, parlai solo di me stesso. Della mia infanzia squallida, della morte dei miei genitori che mi lasciavano solo al mondo, della borsa di studio Glenn che mi aveva permesso di ultimare i corsi a St. Andrews e di frequentare la facoltà a Dundee. Parlai di quegli anni così duri all'università e della mia amicizia con Freddie Hampson, che appena laureato si era trasferito a Londra, dove lo aspettava una rapida e brillante carriera. Lei, Cristina, mi ascoltava sorridendo, con quel suo sorriso intelligente, come se volesse farmi capire che era contenta di conoscermi meglio. E gli occhi le brillavano, illuminati dalla luna. E di lei non mi dice niente? È una storia molto simile alla sua. Gli Watkins sono miei lontani parenti. Mi vogliono bene e mi hanno trovato questo posto. Ecco tutto. E vorrebbe rassegnarsi a questa vita? E lei? Ha intenzione di rassegnarsi? Io no. Nemmeno io. Andrew, lei mi ha parlato di molte cose, ma non di quello che più le sta a cuore. Sì, delle sue aspirazioni, dei suoi sogni, se vuole. Lei non fa il medico. Lei è un medico. Questo io l'ho capito subito e sono sicura di non sbagliarmi. Non sa che regalo mi sta facendo con queste parole. Così come sono sicura che le sue aspirazioni sono proprio quelle per cui vale la pena di combattere e di sacrificarsi senza pentimenti. Forse sì. Ma Freddy mi prendeva in giro quando mi esaltavo a certi nomi. I Curie, per esempio. Ah, a proposito di Freddy. Ma no, che stupido. Lei mi tratterebbe male, con ragione. E perché dovrei farlo? Ecco. Ecco, vede, io e Freddy ci scriviamo qualche volta. Lui non si è dimenticato di me. Mi ha invitato a Cardiff in occasione di un congresso medico che si svolgerà alla fine di questo mese. E io pensavo. Coraggio. Venga con me a Cardiff, la prego. Ecco, lo sapevo, ho rovinato tutto. Andrew. La smetta di comportarsi come un ragazzo. Davvero non mi ha frainteso? Vuole che glielo dica. Non credo che con lei mi capiterà mai. Allora verrà. Dottor Manson! Ah, dottor Manson! Per fortuna l'ho trovato. Le doglie, dottore. Le doglie sono già cominciate. Possibile.
Sì, da mezz'ora. E mia moglie sta molto male. Gliel'ho letto negli occhi. Dobbiamo passare a prendere la borsa. Christine. Non si preoccupi per me. Tra un minuto sarò a casa. Auguri. Grazie, signorina Barlow. E mi scusi. Ero stato troppo ottimista. Sia la madre che il bambino erano in condizioni disperate. Quale dei due salvare? L'eterno tragico dilemma. Lo risolsi forse inconsciamente. Dov'è il bambino? Un maschio, perfettamente formato, ancora caldo, ma inerte e molle come cera. Troppo bianco. Asfissia pallida. E in quel momento, come un lampo, mi tornò alla mente un trattamento speciale a cui avevo assistito in un ospedale. Presto, due catinelle, una d'acqua calda e una d'acqua fredda. Ma dottore, è morto, è nato morto. Presto. Da fare. Sì, forse aveva ragione lei, ma non potevo, non volevo rassegnarmi. C'era un'ultima cosa da tentare. Porti una coperta, presto. Presto.
John. Madre e bambino in perfetta salute. Si avviava al lavoro. Fra poco sarei uscito e avrei camminato in mezzo a loro. Ci saremmo salutati sorridendo nel primo sole del mattino. Avevo finalmente compiuto qualcosa anch'io. Così gli ho detto: caro Tony, ti do la rivincita alla Coppa Lister. Naturalmente per non farlo troppo soffrire, vedrò di perdere alla Coppa Lister. Per una vittoria al golf non posso certo inimicarmi un pezzo grosso del ministero. Un altro po' di champagne? No, grazie, dottor Hanson. Dottor Hanson, mi chiami Freddy. Siamo ormai vecchi amici, no? Sono più di 3 ore che stiamo insieme. Scherzo, naturalmente. Ma io e Andrew, la bohème insieme all'università. Questo non si dimentica, no? E quanti progetti. Io non avrei mai immaginato allora che questo sacripante sarebbe andato a seppellirsi fra le montagne del Sud Galles. Lo crede seppellito? Beh, non deve essere una vita allegra. Allegra, no. Il mio ambulatorio è in una baracca di legno. E ricevo in media una 30 di clienti al giorno, minatori e famiglie. Ma il lavoro mi interessa. Ed è lavoro. Un posticino mica male, vero? Parecchi colleghi importanti hanno avuto la nostra stessa idea di venirsene a pranzare qui per riposarsi dalle fatiche del congresso. Che ne dici di questi raduni? Beh, quando hanno una finalità veramente scientifica. Ma in verità, ai congressi si viene per stabilire dei contatti, conoscere persone influenti. Poi si telefona, si combina una partita a golf o una serata a teatro e così via. È così che si fa strada. Per arrivare dove? Al successo, cara Cristina. Al successo. L'unica ragione per cui valga la pena di lottare. Ma Andrew non la pensa così. È proprio quello che stavo per dire. No? Beh, ne riparleremo quando ti sarai deciso a cavarti fuori dalle tue miniere e a venirtene magari a Londra con
con la tua brava targa lucida lucida all'ingresso ad uno studio in un quartiere di gente per bene. E il sistema funziona, sa. E come? Dammi una mano tu, che te ne do una io. Io non mi farò mai crescere la barba sognando il busto in bronzo nell'atrio dell'università. E poi la barba le starebbe malissimo. Crede? Ciao Malcolm, splendido raduno, eh? Malcolm Foster e sarà a Lord Blandford alla morte dello zio. A dire il vero, al posto suo me ne sarei infischiato di sgobbare tanto per prendermi la laurea. Oh Dio mio, devo proprio fare una scappata dai Glendale. Danno una festicciola intima a bordo del loro yacht ancorato nel porto e come faccio a mancare? Vi assicuro che... No, non lo dica. Che cosa? Che avrebbe preferito rimanere con loro. Lei è una ragazza in gamba e non ha peli sulla lingua, vero? Adesso capisco perché Andrew si è tanto affezionato alla sua miniera sperduta fra le montagne. Piantala, Freddy. Forse mi sono espresso male, ma volevo essere un complimento sincero. Grazie, dottore. Vecchio mio, ti giuro che mi è piaciuto un mondo rivederti. E per conto mio, da amico, mi auguro di rincontrarci presto a Londra. Rincontrarci sul serio, dico, non per una patetica gita dalla provincia. Vedrai che combineremo insieme un mucchio di cose buone. In quanto a lei, Cristina, non me ne voglia se non le ho saputo mostrare i miei lati migliori. È un periodo in cui non me la cavo troppo bene con le donne. Forse dipende dal fatto che sto divorziando. No, per carità, niente di tragico. Mia moglie non era all'altezza della situazione. Errori di inesperienza e di gioventù. Niente palle di piombo al piede quando si ha l'insofferenza della mediocrità. Bene, grazie di cuore della compagnia e auguro anche a lei arrivederci a Londra. Ciao. Ciao e grazie. Ciao. A te, Fred. Freddy non l'ha entusiasmata, vero? Ho dovuto fare uno sforzo per non spiattellargli in faccia quello che pensavo di lui. Sì, ammetto che stasera si dava delle arie, chissà perché. Ma è un buon diavolo ed eravamo molto amici. Forse perché lei gli era utile e lo aiutava. Non è da lei essere maligno. No, Andrew. Lei è tanto migliore di lui. E io non ammetto che Freddy la tratti con condiscendenza. E pensare che me lo immaginavo così diverso quando mi parlava di lui. Allora è pentita di essere venuta a Cardiff? Lei è molto caro, Andrew. Il guaio è che a volte mi fa sentire troppo male. Guarda. Vogliono buttarlo fuori. Danny! Ma è ubriaco lei. Guarda, guarda, i colombi di Blenely. Questa è Pat, orgoglio di Cardiff e dintorni. Segga, la prego. No, non si può. Disturbiamo. Avanti, sedetevi, vi prego. Non disturbiamo. Ingresso. Niente whisky da queste parti. Ehi, due doppi e alla svelta.
va bene. E ne ha già bevuti 6. Giù, chiudi il becco, non esisti. Posso pure andarmene se è per questo. Se ti conviene. Lei è di Cardiff, è vero? Ha sentito? Non debbo parlare. Sono già venuto in questo buco 5 anni fa, durante il viaggio di nozze. Allora non lo sapevo, cara Pat, ma lei non valeva molto più di te. Ho capito. Ci sei venuto in cerca di ricordi? Sei un genio, Pat. Se potessi, ti sposerei. Così matta. È lei che ti ha piantato, vero? Ascolta, Danny. Ehi, non vi sarete mica messi in mente che vi abbia seguiti fino a qui, eh? Ci pestiamo già abbastanza i piedi la sua, Blenery. Quanto alle donne, cara Cristina Barlow. Danny! Siamo a questo. Ma la colpa è sempre di Don Chisciotte. Dulcinea è quello che è. Le donne tutte uguali, eh? Anche quelle povere mogli di minatori che diventano vecchie a 30 anni. La verità è che non riesco più a sopportare me stesso. Un giorno o l'altro voglio imbarcarmi come medico di bordo. Un paio di raffreddori da curare per ogni traversata e del buon whisky gratis, sempre pronto in cabina. Se mi decido, non voglio più scendere a terra nemmeno se c'è un mese di scalo. E con questo crede che risolverà qualcosa e si sentirà in pace con se stesso. Ecco, maestra, che parlo. Cristina ha ragione, Danny. Se tu assaporassi un po' meno questo tuo cinismo. Va bene, va bene, ha ragione, ha ragione. Ehi, non è per sciogliere la compagnia, ma l'ultimo treno per Blenheim non sta per partire. È vero, mancano solo 20 minuti. Tu vieni con noi? No. Io parto domani mattina e Pat soffrirebbe troppo se la lasciassi subito, non è vero, tesoro? Ci puoi scommettere, cara. Poi è meglio che lo facciate da soli, il vostro viaggetto. Su, vieni via con noi. Nessuno mi aspetta. Nessuno ha veramente bisogno di me. Ciao. E non bere più. A presto, Danny. Arrivederci, signorina. Lieta di avervi conosciuti. Guadagno più io di te. Fa meriteresti.
Fred. Jenkins mi ha detto che l'anno scorso Danny scomparve per 3 giorni e quando tornò ebbe un attacco di delirium tremens. Certo che... Continui. Lo stava per dire. Certo che se è stata sua moglie a ridurlo così deve essere una bella canaglia. Lei dovrebbe fare l'indovina. Si sbaglia. Qualunque donna avrebbe indovinato. Senta, Chris, io ho avuto troppo da lavorare, da studiare. E in tema di esperienze sentimentali sono proprio un asino calzato e vestito. Ma se mi guardo attorno... Che succede? È un disastro, ecco. Danny non ne parliamo. Freddy sta divorziando. Paige è una vera e propria vittima nelle mani di quell'arpia di Broadway. Che altro? Bromwell, ridicolizzato da quel pappagallo di Gabel. Insomma, se un disgraziato pensasse minimamente a sposarsi e si trovasse sotto gli occhi esempi del genere... Rinuncerebbe certo all'idea, è chiaro. O almeno aspetterebbe di incontrare esempi meno catastrofici per riconciliarsi con l'idea. Ma è questo il guaio. Esistono matrimoni veri in cui ci si può guardare in faccia in ogni momento? Dicono di sì. Dicono che esistono perfino matrimoni in cui non c'è nemmeno bisogno di guardarsi in faccia per essere sempre sicuri l'uno dell'altro. Io non parlo di inganni volgari. Nemmeno io, Andrew. Certo che avere a fianco una persona sulla quale si possa sempre contare. Anche per darci torto se lo abbiamo. Già. Anche per darci torto quando lo abbiamo. Deve essere una cosa che rende bella la vita. Diciamo che la completa. Chris, posso farti... Posso farle una domanda? Dammi pure del tuo, Andrew, se ti fa piacere. Chi è? Non farò finta di non avere capito. Nessuno, Andrew. Oh, impossibile. Perché? Sei una così cara ragazza. Una ragazza speciale, ecco. Il mondo è pieno di ragazze speciali. O almeno tutte lo diventano agli occhi di qualcuno. Adesso non sei sincera. Andrew Manson. Una cosa io non ho mai permesso e non permetterò mai a nessuno. Di dubitare della mia sincerità. Ma Cristina, tu ancora non hai capito. Forse non mi conosci ancora, ma... Io non è che volessi dire che tu... Ma che hai detto? Io? Ho visto che muovevi le labbra. Ho detto... Scusami. Chris, posso dirti un'altra cosa? Ma non la indovinare. Continua. Perché Blenely è così vicino a Cardiff? Ti piace viaggiare in treno? Prima di stanotte era una cosa che odiavo. Ma tu hai sempre voglia di scherzare. Certo. Il giorno in cui non avessi più voglia vorrebbe dire che non mi importa più niente di niente. E io come ti sembro come argomento di scherzo? Quasi inesauribile, Andrew Manson. Vogliono favorire i biglietti, signori? Scusi, signor controllore. Lei è sposato? Sposato? È felice da 16 anni e con 5 figli. Mi scusi ancora, si tratta di un'indagine statistica, capisce? Se potesse tornare indietro, cosa farebbe? Esattamente quello che ho fatto. Grazie, molto gentile.
Faccia come ho detto, Jenkins, e non intendo ripetermi. Ma la signora Page vuole che le specialità siano consegnate a lei. Le specialità sono in dotazione all'ambulatorio e ne dispongo io. Lei mi farà passare un guaio. Lo passerà di certo, se non la smette con certi imbrogli. E con la fabbricazione di certe pillole che lei vende alle mogli dei minatori. Chi gliel'ha detto? Oh, Danny, finalmente. Ho saputo che in questi 4 giorni mi hai sostituito mezzo. Ah, roba da poco. Al contrario, deve essere stato per te un grosso disturbo, ma io non te l'ho chiesto. Beh, se lo vuoi proprio sapere, è stato un grossissimo disturbo. Non ne dubitavo, ne sarai giustamente ricompensato in questa vita e nell'altra. Senti, ma ti diverti tanto a farmi uscire dai gangheri? Nichols non c'era, d'accordo? Ma se le visite non fossero state fatte, qualcuno lo avrebbe informato. E tu ora saresti in mezzo a una strada. E non dico che non te lo meriteresti. Bello da parte tua, eh? Sfidarmi proprio in queste condizioni. Il vero patto scozzese. Ma le occasioni non mancheranno e ti avverto che i pugni di sodare. Ma va là, che fai meglio a star zitto, su. Tieni, questo è il tuo elenco. I nomi segnati con le crocette sono le visite di domani. Dottore! Dottor Benson! Mio fratello, vogliono portarlo via. Gran brutto affare, Benson. Si ricorda che le parlai del calcio che ho visto? Non si può più esitare, mania omicida. Poco fa in una bettola qui vicina ha afferrato un coltello. E se non c'erano 2 compagni a disarmarlo... Ma sei sempre stato così buono, amico di tutti. E adesso è matto dalle gare. Un vero pericolo pubblico. Menso, ecco qui il suo certificato per il ricovero in manicomio. Come lei sa, occorrono 2 firme. La mia c'è già. E siccome lei era a conoscenza del caso... No! Dottor Manson, lo salvi. Naturalmente, per scrupolo, lei lo visiterà. Lo stanno conducendo qui. Dottore! Ti prego, non stai calma. Lasciami! Lasciatemi a guai a voi! Jimmy! Hughes, mi senti? Jimmy! Tutti gridano, tutti gridano! Le campane! Dolore! Dolore! Su, dolore. Facciamola finita! Non uscirà più! Non uscirà mai più! Non uscirà più! Fatelo sedere qui! Ma è inutile perdere altro tempo! Ma non aveva detto che Manson doveva visitarlo? Va bene, ma sbrighiamoci! In nome di Dio! Queste campane... Il cuore mi batteva e mi ha sempre battuto allo stesso modo in tanti anni di professione, ogni volta che mi sono avvicinato alla verità segreta di un male per scoprirlo e combatterlo. Hughes, un uomo prima inoffensivo, socievole, senza problemi, perché era ridotto in quello stato? Non si perde la ragione senza motivo, non c'è sintomo senza una causa. La pressione delle dita non lasciava traccia sul gonfiore. E se non fosse un edema, ma un mix edema? Un momento. Perché? Non esaltarsi. Perché? Controllare tutto il quadro. Pelle delle mani arida e ruvida. Polpastrelli a spatola. No. Temperatura subnormale. No. Eloquio dissociato, perdita della memoria, l'irascibilità culminante nella violenza, tutto combinava. Gli occhi di Danny sembravano leggermi dentro. Allora, questa lettera, così? La firma. Allora. Mi dispiace per lei, Bromwell. Ma Hughes non è pazzo. Jimmy! Ebbene, lo sono io allora. O lei, la scelta. Cerchi di comprendere, Bramwell. Manson vuol dire che Hughes è malato di mente perché è malato di corpo. Deficienza della tiroide. Un caso assolutamente certo di mixedema. Non è possibile. Non è possibile. Con una cura di ormoni garantisco la guarigione. Ma pensi a quello che diranno tutti. Dopotutto è un suo cliente. Non è per questo. Naturalmente sono felicissimo di averlo sottratto alla dura condanna del manicomio.
Potete assicurarmi la sua stretta sorveglianza finché la cura comincerà ad avere effetto? Naturalmente, è un amico. Siamo contentoni per lui, dottore. Io gli starò vicino giorno e notte. Lasciatemi. Caro Melso, lasciatemi. Possiamo dire di aver trattato questo difficilissimo caso in modo esemplare. Ecco, esemplare. Vado a telefonare a Cardiff perché mi spediscano subito le specialità ormoniche. Portatelo a casa. E l'aspetto a pranzo, eh? Una di queste sere. E anche lei, Danny, anche lei, se non si sentirà troppo allegro. Appena posso, torno da lei, dottor Melso. Voglio iscrivermi nella sua lista. Certo, dottore. Lo stesso farò anch'io. Ma Mario! Posso allontanarmi un momento? Vuol correre dalla padrona. Guai se non la informasse per primo. Permesso. Anni mi ha detto che forse suo fratello guarirà, ma cos'è, dottore? Un altro miracolo. Tutto bene a casa? Ultimamente. Dottor Manson, io sono venuto per dirle... Al diavolo le parole. Non c'è denaro al mondo che possa pagare quello che lei ha fatto per noi, ma mia moglie e io la preghiamo di accettare questo piccolo regalo. 5 guinee. Con tutte le spese che avete per la partenza. No, poi non posso accettare. Ma no, deve, dottore, deve, se no ci offende a morte. È da un mucchio di anni che Page percepisce le mie quote, ma l'abbiamo disturbato, sì e no, un paio di volte. Questo è un regalo per lei, capisci? Sì, John, ho capito, ma... E allora cosa aspetti a mettertelo in tasca? Ma se non ho neppure un conto in banca. Bene, dottore, lo apri con questo. E non potresti aprirlo meglio. Verremo a salutarla, partiamo fra un paio di giorni. Grazie, John. Oh, vuol prendermi in giro? Vecchio mio, hai fatto venire una grande malinconia. Quante belle cose avremmo potuto fare noi due insieme. Se vuoi, siamo ancora in tempo. Davvero? Su, pianta questa baracca e corri. Anche tu devi raccontare a qualcuno. Danny, sai che cosa ti dico? Che un giorno o l'altro tu e io faremo a pugni sul serio. Sempre a tua disposizione. Mamma mia, le 10. Ma sei stato fuori quasi tutta la notte. Beh, il vecchio Carlson minacciava proprio di andarsene. Sai che cosa mi ha detto fra un rantolo e l'altro? L'unica cosa che mi preoccupa, dottor Manson, è che all'altro mondo abbiano inventato il proibizionismo come in America. Vai, 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 prima che la signora Page si accorga che mi hai messo all'ingrasso. Che se poi le viene una colica biliare, purtroppo me la devo curare io. Dottore? Sì? Posso parlarle un momento? No, perché sento che hai già la tremarella nella voce e so già quello che mi hai detto più di una volta. Non mi stancherò mai di ripeterglielo. Quando penso che mio fratello sarebbe a quest'ora in manicomio, con la camicia di forza addosso, condannato per sempre. Ali! Vai, 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 vai! Filate subito in cucina. E non intendo che vi fermiate nella camera del dottor Manson finché lui non è uscito. Signora Page. Avete sentito? Ho sentito anch'io, signora Page.
E se stava zitta era molto meglio. Comunque, buongiorno a tutta la compagnia. Dottor Mason! Sì? Devo parlarle. Più tardi, signora, più tardi. Adesso ho da fare. Parlo a nome di mio marito e le ordino di restare. Suo marito non userebbe mai questo tono. E se lei parla a nome suo, non capisco la presenza del signor Rhys. Il signor Rhys, per sua norma, è nostro consulente finanziario. E poi... Non mi dica il resto. Può darsi che non ce ne sia bisogno. Insolente! Invece di lasciarvi parlare... Insomma, che cosa c'è? E se permette di interrogare, lui... Glielo dica, Broadway, di che si tratta. Semplicemente di questo. Lo riconosce? Sì, eh? E vuol spiegarmi perché ha depositato a suo nome questa somma che spetta di diritto al dottor Page? Perché è mia. Un dono personale di John Morgan. Un dono personale? Questa è ben trovata. E Morgan è partito e non può smentirla. Erano presenti anche Jenkins e Danny. Vedremo se Jenkins oserà sostenere questa menzogna. In quanto poi a quell'ubriacone di Danny, suo degno amico e collega... Scriva Morgan e la faccia finita. Ma ho altro da fare io che scrivere a Morgan. Non le credo. Sì, non le credo. E sono stufa delle sue arie da padre eterno. Trova finalmente un posto... E vorrebbe portar via clientele e guadagni al suo principale, invece di servirlo con fedeltà e gratitudine. Ma ora si è smascherato. Lei è un ladro. Niente altro che un ladro. Signora Page, se non ritira quello che ha detto e non mi chiede scusa, io le do querela per diffamazione. L'avverto che chiederò i danni. E anche quel verme lì dovrà comparire in tribunale. E non dubito che il consiglio di amministrazione della banca apprezzerà al giusto merito i sistemi usati dal direttore della sua filiale. Io non ho fatto che il mio dovere. E se le circostanze... Sto aspettando. E se non si sbriga, il suo banchiere si godrà tutta la rabbia che non posso sfogare con lei. Broadway. Allora? Se fa la denuncia e Morgan non smentisce. Broadway. E va bene. Ritiro. Chiedo scusa. Signora Page, ho un paio di cosette che devo farle sapere. La prima è che lei incassa 1,5 milioni di sterline all'anno grazie al lavoro che faccio io. E a me ne dà solo 250, facendo per giunta tutto il possibile perché io muoia di fame. La seconda è che Watkins mi ha offerto l'assunzione alle dipendenze dirette della miniera a 40 sterline al mese. E che io ho rifiutato per ragioni morali che lei non è assolutamente in grado di capire. Conclusione, sono disgustato e stufo di lei. Lei è volgare, meschina e disonesta. Un vero caso patologico. Henry! E pertanto mi licenzio. Si licenzi? Lui si licenzia? Sono io che la scaccio. La scaccio! Ha capito? Per indegnità, per incapacità. Non c'è bisogno di lei qui. Tutti lo sapranno. Il dottor Page sta per guarire. Smettila, Broadway. Tanto lo sai che non guarirò mai. Mandalo via. Aspetta almeno che per me sia finito. Ti consiglio di restare. Tra poco veramente non avrò più bisogno di te e prenderà il mio posto. Lei riscuoterà la mia assicurazione e non c'è paura che rimanga sola. Davanti a un estraneo. Sta zitta. Allora. Non me la sento. Ti capisco. Torni a letto. Broadway. Cara.
Tocca a te. Sì, non avrei potuto fermarmi un giorno di più in quella casa per tutto l'oro del mondo, malgrado la pietà e l'affetto che mi legavano ormai a quel povero vecchio. Ma un terrore improvviso mi gelò il sangue. Io partivo. E Cristina? Sì? Vai bene. Hai resistito anche troppo. La strega di Blodwy mi ha accusato di... Sì, so. Annie non ha potuto fare a meno di ascoltare, siccome sono entrato dalla porta di servizio proprio per non incontrare Blodwy. A proposito, e tu la chiami una strega? Io la ringrazierei. Sentimentale come sei, non avresti mai trovato il coraggio di piantare tutto e andartene. E adesso pensi a Cristina, no? Beh, le mie novità non le vuoi proprio sentire. Sei un bel egoista, pensare che per dirtele mi ero precipitato nell'antro della strega. Sentiamo. Ho la gola così secca. Solo acqua, tira avanti. Sai, non scherzavo mica quando parlavo di imbarcarmi come medico di bordo. Come al solito, non conoscendomi, si fidano delle mie qualifiche professionali e siccome nella mia domanda non c'era scritto che sono un fallito e uno sbronzo permanente... Te ne vai anche tu. Così pare. Il buffo è che nello stesso tempo mi hanno offerto un altro posto di assistente ad Aberalo. Sai dov'è? Una settantina di chilometri da qui, sulla strada di Cardiff. Con un minimo garantito di 500 sterline all'anno. Che ne diresti se scrivessi al dottor Llewellyn della direzione miniere di Aberalo e gli proponessi di sostituirmi con te? Ti direi che... In verità io lascio il posto libero non soltanto perché preferisco imbarcarmi, ma anche perché vorrebbero un medico sposato. E io lo sono un po' troppo a modo mio, pur figurando coniugato sull'annuario. Allora? Insomma, ti va o non ti va? Non lo so. Dipende da una risposta. Su, bambini, ripetete con me. La circonferenza del carro. Dottore, buongiorno. Ma dove va, dottor Minto? Silenzio! Andrew, che succede? Cristina. Per l'amor di Dio, vuoi dirmi che ti prende? Vuoi sposarmi? Sembra questo il modo e il momento. Ti supplico, rispondimi. Vuoi sposarmi, sì o no? Le ha detto che vuole sposarla. Tanti auguri a te. Silenzio. Tanti auguri a te. Silenzio. Vitello. Silenzio. Tanti. È giusto voi. Io vi riterrò responsabile. Non dovevate lasciarlo entrare. Già, ma sei il doppio di me. Fuori. Ricreazione, 10 minuti. No. Fuori, su. Fuori, bambino. E chiudete la porta. E ora noi due, Andrew Manson. Per la seconda volta tu vieni qui con il fermo proposito di distruggere la mia autorità di insegnante. E io ti dico che... Ma l'altra volta ero venuto per litigare. E adesso sono io che voglio litigare. Io devo dirti tutto quello che ti meriti. Sei
Oh, sei insopportabile, ecco. Ma Chris... Chris, io mi sono licenziato. E poi ho pensato che partendo non ti avrei mai più rivista. E invece ci sarebbe un posto ad Aberlow. E noi potremmo andare laggiù insieme, in una casa nostra. Ma diavolo, non so nemmeno più parlare. E non ho il coraggio di guardarti. Ti prego, Chris, vuoi sposarmi? Rispondimi. Ti ho già risposto. Posso dirle addio, dottor Manson? Non è più partita, signora Morgan. No, è troppo lontano e io sono troppo vecchia. Che Dio vi benedica. Il dottor Page. Ne ero certa. Dottor Page, lei non avrebbe dovuto venire. Era il meno che potevo fare. Fra noi due, Manson, non c'è mai stato bisogno di molte parole. Tu sei un vero medico e ti rimpiangeranno tutti. Non tradire mai te stesso. Io che posso dirle? Io le devo tutto. Dottor Manson, io... Su, andiamo. Ma gli Hawkins. Dottor Manson, dispiace anche a me che se ne vada. Mia moglie ha un'emicrania e la prega di scusarla. E Gabriel purtroppo è di servizio. Tanti auguri. Grazie. Se potessi ancora farle cambiare idea. Sarai felice, cara, e lo meriti. Arrivederci, dottor. Evviva la nostra maestra! Evviva, evviva! Arrivederci, bambini, grazie. Dottor Manson, me la dà la mano? Certo. E mi saluti pure la signora Page. Signora Manson? Andrew. Ah, Danny. Ma che fai? Portatelo via. È uno Zeiss. Tanto io, che me ne faccio d'un microscopio? Oh no, senti, Danny. Ciao. E anche a lei, Cristina. Sir. Prego. No, lo tengo io. Andiamo, Andrew. Sì, ma devo montare prima io perché lo sportello di là è bloccato. Ehi, chi mette in moto? Ah, a farlo solo, vai in moto subito. Ciao, Danny! Arrivederci, Danny! A presto! A presto! Ad Aberlow
ci aspettava un'esistenza forse altrettanto dura e sacrificata, ma ormai Cristina e io l'avremmo affrontata insieme. Questo solo contava. Dio mio, quanto tempo è che non chiacchiero così a lungo. Che ne direbbe Grenfell di un goccio di vecchio cognac? Volentieri, dottor Manson. Sutton?